In questo momento storico in cui il coronavirus ci contagia, riempie i nostri ospedali, le nostre sale di rianimazione, i nostri cimiteri, ecco, io mi auguro una sola cosa, che tutti quanti possiamo essere contagiati, ma da un minimo di informazione. Una frase simile la dice Jonathan Bazzi nel suo libro Febbre, ed è una frase che mi ha sempre fatto pensare. La prima segnalazione di questa specie di polpetta con le ventose è stata fatta nel 2019, a dicembre, focolaio Wuhan, Cina, 8.662 km di aereo da Roma, poco più di 10.000 km se volessimo farle in macchina, praticamente parliamo di giorni di viaggio, se volessimo farcela a piedi sarebbero settimane. La Cina, un posto che non ci appartiene, una cultura distante dalla nostra, del resto non la indossiamo ogni giorno, non ce ne nutriamo ogni giorno, non la mettiamo ai piedi, non la portiamo con noi e non ci permette di catturare momenti tramite delle foto o anche semplicemente rimanere in contatto col mondo grazie a questo. Ci metto io del resto 2 ore a fare le scale, figurati sta polpetta con le ventose a fare tutti sti chilometri e arrivare fino a me, ma è fattibile. E poi la cosa positiva è che era riconoscibile, perché questo virus aveva gli occhi a mandorla, no? Non era una polpetta con le ventose, cioè era proprio un cinese. Finché poi non ho letto le notizie, il primo caso in Italia di coronavirus è infatti un italiano. Io subito mi sono chiesto in che senso, tipo, cioè un cinese travestito da italiano, cioè si sa che i cinesi entrano tipo in 20 in una cabina telefonica, ecco, magari uno solo riesce a entrare nello stomaco di un italiano, no? Cioè è stato fatto tutto sto casino sui cinesi e alla fine a fotterci un italiano? Cioè per di più del nord? Che almeno fosse stato, non lo so, pugliese, potevamo prendercela coi terroni. E invece, il 9 e l'11 marzo del 2020, leggo testuali parole, scusate, ci vengono comunicate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Io le prime sere me lo chiedevo, io fissavo il soffitto e dicevo, ma come cazzo ha fatto questo virus a fotterci tutti quanti in questo modo? Ho sentito mia nonna dire a mio fratello, tranquillo Gabriele, vai dal macellaio senza problemi perché è un bravo uomo. Un bravo uomo, il macellaio. Ho sentito anche dire cose tipo, ma siamo amici, vabbè ma ci conosciamo, vabbè ma è uno di famiglia. Ed è lì che ho capito una cosa importante, che il virus invece è una polpetta con le ventose, alla quale non gliene frega un cazzo dei rapporti delle persone. Non gliene frega niente se a te sta simpatico con qualcuno, non è che tutte quelle braccine sono per fare, oh, attento, fermate, oh, aspetta, controlla. No, quelle braccine sono lì proprio per piatte. Stando ai dati del 17 marzo del 2020, siamo arrivati a 2503 persone che hanno perso la vita per colpa del coronavirus. Stiamo parlando di situazioni tragiche, in alcuni momenti bare vuote che non possono ancora essere riempite, benché meno sepolte. Si aspetta il 3 aprile per poter piangere e fare un funerale. Un 3 aprile poi del tutto aleatorio, perché naturalmente la gente continua a uscire di casa, e non stiamo parlando di persone che escono per andare al lavoro, per andare in farmacia, a fare la spesa, a portare il cane, per motivi di salute. No, alcune persone ancora escono per i cazzi propri. Leggo di nuovo i dati. 26.062 le persone positive al tampone ad oggi. Di queste, 12.894 ricoverate. 2.060 in terapia intensiva e alcuni ospedali sono così pieni che non possono più prendere malati. E i malati sono costretti a rimanere a casa. E alcuni di noi, nonostante tutto, continuano a farsi i cazzi loro. Continuano a farsi i cazzi loro. Cioè, scusa, ma rimanere a casa in che senso? Nel senso che devi rimanere a casa. Ho capito, sì, ma non è chiaro il decreto. No, infatti non è chiaro. È chiarissimo, è lampante il decreto. Ho capito, ma come possiamo sopravvivere in compagnia con noi stessi? Cazzi tuoi. In che senso cazzi tuoi? Nel senso che se tu l'esame di coscienza non te lo sei già fatto, bene, inizia adesso perché c'è un sacco di tempo e potrebbe anche non bastarti. Quindi mettiti a lavoro che c'hai tanto da recuperare. No, 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 aspetta un secondo. Io ho letto su www. Il corone piatto che praticamente c'è tutto un complotto dei poteri forti perché noi abbiamo il bidet in Italia. No, io invece ho letto su Bachi da Seta e Acqua Santa che tu puoi uscire di casa senza problemi, l'importante è che saltelli su una sola gamba e con un condor imbalsamato sotto il braccio. No raga, a me la moglie dell'amico del tizio che lavora al maneggio di Cicciolina, ci avete presente? Ecco, mi ha detto che il trisavolo medico le è apparso in sogno e le ha detto che se te infili un limone in culo passa la paura perché combatti la malattia, eviti il contagio. Signori, vi chiedo scusa, alzo le mani. Vi giuro, non sapevo che la scienza fosse un parere, le lauree le dessero su Google. Anzi, torno subito a leccare i cessi degli autogrill perché chi pensavate che li tenesse puliti? C'è gente con la quale ho dovuto pure litigare nel momento in cui ho detto cercate di rimanere a casa. Perché? Perché sono costretti ad andare al lavoro. Gente che mi ha detto me lo paghi tu lo stipendio? No, premio Nobel, non te lo pago io. È ovvio che se devi andare al lavoro ci devi andare. Io ora capisco lo stress, capisco la paura, ma se vogliamo allora proseguire con questa politica del cazzo, del chi sta peggio, pensiamo a tutte le persone che non possono lavorare. Gente che è stata mandata a casa dall'oggi al domani. Gente che non può nemmeno lamentarsi delle 3 ore di fila che si fanno al supermercato perché non sa nemmeno come pagarsi la spesa. Pensiamo agli italiani che sono
sono rimasti all'estero che mi scrivono e che non riescono a tornare, non sanno più a chi chiedere aiuto. Sono persone bloccate fuori, che si sentono abbandonate e si sentono costrette ad affrontare una pandemia che manco conoscono all'interno di un posto nel quale non si sentono sicuri. O posti che prendono delle misure sanitarie al limite della follia, ma non voglio nemmeno entrare in quell'argomento. Insieme a un sacco di persone che ogni giorno vengono paralizzate dalla paura, dagli attacchi di panico, inchiodati completamente dalle proprie solitudini. Perché questo virus non sta prendendo solamente i polmoni, purtroppo, spesso sta prendendo anche il cuore, in maniera forse diversa. Persone che fanno dei sacrifici, mentre dall'altra parte ci stanno persone che si fanno i cazzi loro. Ho sentito gente che ha il coraggio di dire: ma tanto il virus prende solamente i vecchi, cioè, cazzi loro. Ah, perché tu sei nato sotto un cavolo, cioè tu non hai parenti, sei come Adamo, sei nato fatto e finito, solo che invece che toglierti la costola t'ha tolto il lobo frontale quando t'ha creato, ecco. E comunque, se l'unica cosa che ti preoccupa è il tuo culo, sappi che ci stanno dei ragazzi in ospedali attaccati ai respiratori. E comunque, visto che ci tengo a te, posso suggerirti una cosa? Fidati che un pochino di ossigeno al cervello farebbe bene anche a te, già da adesso. Il problema è che noi capiamo solamente quando ci bruciamo. Siamo come i bambini, che devono per forza mettere le dita nella presa per capire che si fanno male e che forse con un po' di rimpianto avrebbero dovuto ascoltare la mamma. E poi ci siamo noi. Noi che, per carità, fermi non ci sappiamo stare. In casa ci rompiamo i coglioni. Perché sì, la vita ce l'abbiamo dentro, ci bastiamo, ma vogliamo farla esplodere sta vita fuori una volta per tutte. Anche io che sono un misantropo voglio vedere la gente improvvisamente. Io che da solo mi carico per poter stare insieme. Noi che distanti ci uniamo. Noi che cantiamo. Noi che una volta per tutte, grazie al cielo, diamo un senso vero a questi social. Noi che l'abbiamo capito che questo virus è una polpetta con le ventose. Noi che sappiamo che non ha un senso, che questa vita non ha un senso, perché noi ci diamo un senso, l'uno con l'altro. Perché andrà bene grazie al nostro impegno, ma soprattutto grazie a quello dei medici che in questo periodo stanno venendo letteralmente piegati dal lavoro, piegati dalla fatica. Professionisti che stanno venendo schiacciati dalla noncuranza di alcune persone, persone che non riescono a prendere sul serio se stessi, figuriamoci gli altri. Noi che lavoriamo nei social possiamo provare a mandare dei messaggi, possiamo cercare di intrattenere le persone, spesso anche magari con la paura di dire qualcosa di sbagliato. Possiamo cercare di alleggerire la nostra, la vostra solitudine con i mezzi che abbiamo. Ma in questo momento storico è la scienza il regista di questo film. Noi siamo gli attori, possiamo cercare di aiutarla a salvare sta pellicola da merda. In tanti stiamo dimostrando unione, forza, amore, intelligenza, genio. E per ogni persona che infanga il nome del nostro paese, ce ne sono già 10 pronte a pulire e a farmi scoppiare il cuore di orgoglio. Di orgoglio per tutti quanti noi. Io sinceramente non so se alla fine di tutto questo vinceremo una statuetta. Non so, e forse un po' dubito che alla fine di tutto questo impareremo qualcosa veramente da questa esperienza. Qualcosa che ci rimanga nel tempo. Non so se nel nostro discorso di accettazione diremo: siamo cambiati, abbiamo capito, dubito. Si dice che il tempo curi tutte le ferite. Io credo che cancelli anche un sacco di insegnamenti. Una cosa però è sicura: la Terra sta prendendo una boccata d'aria da noi. Ed è assurdo vedere come, anche se ci fermiamo, lei non smetta di girare. La primavera si sveglia, il sole si fa sempre più lento nel cielo. Utili sì, ricordiamocelo. Indispensabili mai. Perché la butto lì, magari anche noi eravamo diventati, per la Terra, sempre meno simili a un uomo e sempre più simili a una polpetta con le ventose. Andrà tutto bene, raga.